come è strutturato il gioco. Scopri il romanzo articolato in tre ancoraggi. Osserviamo prima di tutto la colonna delle miniature, questa. La colonna delle miniature presenta la successione completa delle slide in Keynote. In che cosa consistono i tre ancoraggi? I tre ancoraggi consistono in questo. Osserviamo proprio la struttura di questo gioco. Prima di tutto si entra in un ambiente all'interno del quale il giocatore dovrà scoprire degli elementi. Questi elementi, vedete, sono all'interno di pulsanti nascosti. Sono questi tre. Ciascuno di questi pulsanti rimanda a un'animazione, quindi a una nuova slide. Per esempio, vediamo che cosa c'è alla diapositiva numero 6. Cerchiamola, la 6 è questa, e giustamente c'è lo sviluppo dell'animazione. Lo scarafaggio infatti apparirà in seguito a questo spostamento. Poi vediamo la seconda finestra, quindi torniamo indietro, seconda finestra, rimanda alla diapositiva numero 7. Infatti la diapositiva numero 7 riporta un altro pulsante che comparirà in seguito a un'animazione precisa. Torniamo indietro all'ambiente generale e vediamo che questa terza finestra porta alla diapositiva numero 8. La diapositiva numero 8 naturalmente porterà anche lei questa animazione, la sua propria animazione. Allora, nella sostanza, noi abbiamo un ambiente attraverso il quale, facendo un clic su uno di questi tre pulsanti, si porta a un'animazione. Sempre all'interno di questa animazione, poi, possiamo scegliere l'oggetto che ci pare più appropriato. Per esempio, questo è sbagliato. E quindi, vedete, ci porta all'ultima diapositiva. Quindi viene collocata una sola diapositiva di errore al fondo del gioco, alla fine di tutte le strutture, per poi essere riportati indietro al punto di origine con questo pulsante che dice vai all'ultima diapositiva vista. Cioè in questo caso eravamo all'ottava, torneremo all'ottava diapositiva. Dunque, ricapitolando, i tre agganci consistono in questo. Primo aggancio, l'ambiente. Secondo aggancio, la risposta corretta. La risposta corretta porta a passare di livello, in questo caso la diapositiva 9, che è questa. E poi c'è il terzo aggancio. Il terzo aggancio porta al messaggio di errore. Eccolo qua. Naturalmente, tutte le scelte sbagliate porteranno all'identico messaggio di errore, dal quale poi, attraverso la freccia, come abbiamo detto prima, saremo riportati allo stesso ambiente per poter continuare il gioco e quindi scoprire l'elemento corretto.